Siamo con Stefano Sabelli per una nuova rubrica sul canale YouTube dell'FC Bari, che ci consentirà di conoscervi un po' meglio, non solo come giocatori. Quando sei nato, Stefano? Sono nato il 13 gennaio del 1993. Se dovessi descriverti con tre aggettivi, quali sarebbero? Ma diciamo che gli aggettivi sono un po' pochi, però riesco a essere, dai, gentile, abbastanza affettuoso e sono sempre sorridente, sempre allegro, dai. Se non avessi fatto il calciatore, cosa avresti fatto? Avevi un altro sogno da bambino? Avevo i sogni che avevano tutti i bambini, ma che erano un po' irrealizzabili, come andare sulla luna, queste cose così, però... Ah, l'astronauta, come nelle migliori tradizioni. No, però molto più probabilmente avrei seguito le orme di mio padre, ecco. Avrei imparato il suo mestiere e forse avrei fatto quello alla fine. Che fa tuo padre? Porte blindate, infissi, alluminio, lavora con l'alluminio soprattutto. Io all'inizio veramente pattinavo sui pattini a rotelle, quattro rotelle. Poi ho iniziato a giocare a pallone e mio zio, neanche mio papà, mi ha detto: dai, segnati la scuola calcio. Ho detto: vabbè, dai, vado là per divertirmi. Però non potevo fare tutti e due gli sport e quindi alla fine ho scelto il calcio. Mi sono trovato bene, mi divertivo, correvo, ero contento, ero felice e da lì sono partito. Poi all'inizio giocavo trequartista, poi hanno capito che non c'avevo tanti piedi buoni, ma hanno spostato dietro. Ecco, quando sei arrivato a Bari ormai quasi 3 anni fa, raccontaci un episodio anche divertente che ricordi del tuo arrivo qui. Più che divertente, mi sono un attimo... Sono rimasto un po' sconvolto dal dialetto, ecco. Arrivo e mi arriva subito il magazziniere e mi dice 2 o 3 cose, ma non ho capito nulla. Cioè, dove cazzo sono finito? Alcune frasi sì, tipo sciamani, cose così. Se potessi rubare, tra virgolette, una qualità ad uno dei tuoi compagni di squadra, quale sarebbe e a chi la ruberesti? Ovviamente quella di Romizzi, che... tra virgolette è un cane a centrocampo, tanta grinta e è sempre utile, ma ce ne sono tante, anche l'umiltà di Galano, quindi veramente tante. Hai un giocatore di riferimento? Nel mio ruolo mi piace tanto sia Dani Alves e quando ci giocava Sergio Ramos, però giocatore di riferimento nella vita e mi piace come persona è De Rossi. Un pregio? È un difetto di Mister Mangia. Un pregio è che è un martello, sta sempre sul pezzo, conosce perfettamente ogni incognita e ci fa lavorare veramente bene. Un difetto? No, il mister è perfetto, non c'ha difetti. Stessa domanda sul direttore sportivo Antonelli, un pregio o un difetto? Un pregio è che ha preso tanti giocatori bravi, quindi... è stato proprio il suo lavoro, un difetto è che ha preso me, quindi ha sbagliato là. Allora, noi abbiamo chiesto anche ai tifosi di mandarci qualche domanda per te. Uno di loro ci ha chiesto, la leggo perché non vorrei sbagliare: da quando sei a Bari, il gol di ieri con lo stadio che urla il tuo nome 6-7 volte, l'emozione più grande vissuta fin qui, o c'è qualcosa che in questi quasi 3 anni l'ha già superata? Sicuramente sentire 20-30.000 persone che urlano il tuo nome, fare un gol... è sempre una gioia immensa. Io ho avuto la fortuna adesso di provarla e sono contento, però penso che la massima emozione l'ho raggiunta con il Bari Novara, quando a fine partita sappiamo che eravamo arrivati ai playoff. Lì mi sono veramente commosso, è un momento commovente, bello e di felicità. Diciamo che in parte hai anche risposto a un altro tifoso che ti chiedeva: cosa si prova a fare il primo gol al Bari davanti a 20.000 persone? Ma è un momento veramente che non capisci più nulla. Vorresti fare tante cose, ma poi magari fai la cosa che meno ti aspettavi di fare. Ecco, magari uno pensa: se segno faccio così, se segno faccio così. Invece ti trovi nell'attimo che si spenge tutto e ci sei solo te che corri e ridi. E l'attimo dopo non ti ricordi neanche, dici: ma che cosa ho fatto? Non mi ricordo nulla, che è successo? In ritiro stavamo vedendo Sassuolo-Juventus e quando ha segnato Pogba, io scherzando ovviamente, gli dissi: no, mister, domani segno così e ti vengo a abbracciare. E lui mi fa: dai, allora che fai, segni col girello? E io ho detto: sì, sì, ovviamente scherzando. Poi è andata così, siamo tutti più contenti. Qual è il tuo piatto preferito fra quelli baresi?
parlo di che ce ne sono tanti, perché a Bari si mangia veramente bene, però a me piace molto riso, patate e cozze. E qual è, in questo momento qual è la tua canzone preferita? Quella che magari ti carica quando ti alleni o quando siete in pullman? Quella che sento più spesso è L'Importante, che è un gruppo salentino, non mi ricordo come si chiama, Bookmashen. Mi piace. I Boom da Bash. Bravissima, loro. Sì, che hanno rifatto la canzone degli 8 Om. Sì, sì, loro. E la canzone che hanno fatto mi piace tantissimo. Attore preferito? Attore preferito, Will Smith. E film preferito, quindi, anche? Film preferito, ovviamente, quelli che fa lui. Però sono indeciso un po' tra 7 Anime, che non è troppo divertente, e Io sono leggenda. Un saluto al popolo biancorosso che ti sta guardando. Ciao Agnu. Buon divertimento, non mi prendete troppo in giro per questa intervista. Allora, io nomino Marco Augusto Romizzi, perché lui si chiama Augusto. Marco Augusto Romizzi. Così prendete in giro anche un po' lui, dai.